gente, le famiglie, gli anziani, la vita quotidiana, dove essere pastorelle significa esprimere, mi diceva in macchina, il volto materno di Dio. Dio si esprime nel pastore della Chiesa, ma Dio si esprime anche in questa presenza femminile che completa l'immagine di Dio, l'esperienza che facciamo di Dio. Poi Piera è una donna amante dei giovani, ha speso la sua vita a cantare l'amore di Dio perché i giovani si lasciassero avvolgere da questo amore. E stasera voglio fare ancora una volta questa esperienza. L'abbiamo invitata perché, oltre ad essere qui nativa di Acuto, alcuni anni fa Piera ha composto tre bellissimi canti su Maria De Matteis, che stasera probabilmente ci ripropone. E io sono sempre rimasta affascinata da come lei abbia colto profondamente chi è Maria De Matteis e dove Maria De Matteis ha tratto la forza per essere questa apostola del sangue prezioso che noi ricordiamo in questo 189° anniversario di fondazione dell'Istituto. Allora viviamo questo tempo come un tempo di preghiera, di adorazione, di lode, di contemplazione di un Dio che si comunica. E quando si comunica, davvero compie meraviglie coloro che lo accolgono. Allora facciamo un applauso di accoglienza a Dio.
di una cosa importante. Ci si accorge che c'è un filo rosso che attraversa tutti i libri della Bibbia. E questo filo rosso gli ebrei lo chiamano speranza. La speranza che Dio ci offre è molto diversa dalla speranza che pensiamo noi. La nostra speranza è effimera, si poggia su cose di niente, diciamo, speriamo che non piova domani, ma che ci dà certezza? Speriamo che tutto vada bene domani, ma non siamo certi. La speranza che Dio ci offre, invece, è una speranza certa, perché si fonda sul suo amore, che è un amore fedele, un amore che non torna mai indietro. La Bibbia ci dice anche un'altra cosa, che questo filo molte volte viene spezzato dall'uomo, viene rotto, e Dio tutte le volte lo riannoda, lo rimette a posto, perché la speranza sua è immortale, è certa. Ma per tessere questo filo, Dio ha bisogno di uomini e donne generose. Maria De Mattias è stata una di queste, è diventata con Dio una tessitrice, tessitrice d'amore, tessitrice di tenerezza. Dicevo prima in macchina con le suore con le quali sono venute, che appunto davvero dovrebbe essere riconoscente, vivere di stupore per questo miracolo che è avvenuto nelle sue strade, tra la sua gente. Appunto, un paese di niente, ma conosciuto in tutto il mondo tramite Maria De Mattias. È un miracolo, è avvenuto un miracolo tramite questa donna che ha scoperto una cosa piccola, ma che conosciamo da sempre, ma lei l'ha scoperta e se l'è fissata nel cuore. Che il sangue di Cristo versato sulla croce è prezioso. È prezioso. E questo sacrificio si rinnova ogni giorno per noi sull'altare, per dirci il suo amore. Allora cantiamo questo canto e vorrei farlo proprio contemplando questo crocifisso bellissimo insieme a voi. E vorrei che voi lo cantaste con me. È Maria della Croce. Thank you.
sue piaghe siamo stati guariti. E proprio per questo lei pensa a un gruppo di giovani donne, adoratrici del sangue di Cristo. Fanno questo. Il loro compito è fare questo, adorare il sangue di Cristo. È il loro scopo, lo scopo della loro vita in tutto ciò che va adorato in ogni
sono proprio appunto qui ad Acuto questa missione, lo racconta senza sosta, così che anche le pietre di Acuto, queste pietre qui intorno, l'hanno colto questo messaggio. Maria è capace di accendere la luce nel cuore delle persone, una luce che rallegra, che scalda. Lei vede nel crocifisso questo Dio con le braccia spalancate, che accoglie tutti. E allora vorrebbe fare altrettanto, vorrebbe non escludere nessuno dal suo amore. E il canto che segue parla proprio di questo, vorrebbe tenere tra le braccia il mondo intero, perché tutti possano gustare la salvezza di Dio, tutti possano cogliere il suo nome.
avuto l'onore e il privilegio di aver avuto lui come arrangiatore per questo lavoro. È veramente molto, molto bello. Che cosa ha conquistato Maria? Che cosa potrebbe conquistare noi a Dio? È la parola di Dio che ci viene in aiuto e ce lo fa capire bene. Io, dopo aver riflettuto tanto, non potete immaginare quante pagine di Vangelo ho pensato. Giravo e dicevo, questa, andavo a fare la spesa e dicevo, ma forse quest'altra, andavo a fare un'altra cosa e pensavo, forse questa. E poi mi sono decisa e ho scelto una parola piccola ma intensa, presa dal Vangelo di Matteo, è il capitolo 13, versetti 44-46. Ascoltate. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Siccome è parola di Dio, noi adesso la cantiamo. La cantiamo e voi ripetete quello che io canto, lo ripetete. Va bene? Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. E l'uomo che avrebbe da te dal tesoro lo cerca con fedeltà. E l'uomo che avrebbe da te dal tesoro lo cerca con fedeltà. Il regno dei cieli è simile ad un mercante di perle preziose. Il regno dei cieli è simile ad un mercante di perle preziose. E l'uomo che aveva della perla la cerca con fedeltà. E l'uomo che aveva della perla la cerca con fedeltà. Quando la trova pieno di gioia. Thank you.
Ci viene regalato il giorno del nostro battesimo un dono prezioso, che è il dono di santità. Noi siamo santi. Noi siamo santi. Per i cristiani, Paolo scrive ai santi che sono nella comunità. Siamo santi. Ma come facciamo crescere il tesoro? Come lo curiamo? Noi curiamo la nostra bellezza, curiamo la salute, curiamo la casa, curiamo i figli, curiamo tante cose. Ma la nostra santità? Attendete alla vostra salvezza, dice Paolo nella lettera ai Filippesi, attendete alla vostra salvezza, perché vedete, Dio fa la sua parte, ma noi la nostra parte la dobbiamo fare. Dio sta alla porta e bussa, ma se tu non gli apri, non funziona. La gioia esiste. Io lo posso dire, lo possono dire tante sorelle qui, la gioia esiste e l'avete sperimentata anche voi nell'innamorarvi di qualcuno. Ma poi quell'amore va coltivato o no? Se non finisce. Io che faccio i corsi ormai da anni per i fidanzati, dico sempre alle coppie, ricordatevi una cosa, che regalo sempre il granello di senape. Il granello di senape, non so se l'avete mai visto, è più piccolo di tutti i semi, la punta di un anno. Questo è il dono che Dio mi fa. E qualcuno mi ha detto, però, essendo Dio, ci devo fare un regalo un po' più grosso. È un granello che vi impegnate a mettere nel vostro terreno e a costruire. Se voi avete cura di questo amore, di questo granello, che non è Dio insieme a voi, allora la cosa funzionerà. Dovete avere cura. E i vostri figli stanno bene se voi avete cura. E dico sempre, quando voi tornate a casa, perché ormai le coppie che vengono al percorso prematrimoniale sono tutte già conviventi, con uno, due, tre figli, abbiamo anche il babysitter per forza, perché è così. Ma questo non è un problema, non è un problema. Il problema è dopo, quando scelgono di sposarsi nella chiesa, nella comunità. E devi attendere che il tuo sposo curi la sua santità, vigilare, e che i figli curino la tua santità, altrimenti non funziona. È un impegno, certo, ma i doni belli vanno custoditi, mica si buttano via, o no? La gioia. Questo brano prende le parole da Tagore, che è un cantore indiano che io amo molto. E Tagore sente che Dio è contento del suo canto e si commuove, dice, quando tu mi chiedi di cantare, io veramente sono felice, ho il mio cuore di gioia. E quindi ho fatto i miei questi parole.
faceva lei la melodia, mi dicevo sempre: Tizia, però se tu me la cantichi così, poi
si perde rinunciando alla fraternità, all'accoglienza del diverso, si perde quando si rinuncia alla pace, si perde quando si rinuncia alla giustizia, alla verità. Le guerre succedono così, le grandi come le piccole, i morti che il mare ci restituisce ci ricordano che c'è un'umanità che vive sotto la soglia di povertà. Maria di Mattias, di questa santa di Roma, ci parla ancora e ci sollecita ad amare Dio proprio nei fratelli e a considerare questo caro prossimo, il nostro tesoro, la sua eredità. Allora chiediamo a lei di intercedere perché non solo le suore del preziosissimo sangue, ma tutti gli abitanti di Acuto possano avere un cuore aperto, accogliente a Dio e ai fratelli. Cantiamo il canto Maria di Mattia, se ne prego di aiutarmi perché, come avete ben sentito, sono sbocciata. Thank you.
freddo, mi ero messo un certo cose addosso, ma ho avuto ancora di più un passamento di voce come adesso ormai è. E quindi, bravo. Cori Maria. Chi era? Cori Maria. Thank you.
fanno corri, corri Maria. Sì. Sì, vai, così, corri Maria. La conosci? Vai, corri, corri Maria. Avete preso tutto?